sono Ghisus e oggi riprendiamo con Master Force 2 Zerkrix Ninja. E oggi siamo nel 18° episodio. Allora, sto registrando questo subito dopo lo scorso episodio. In realtà non subito dopo, ma mi avete fatto da quella parte. Dove è andato Zack allora? Vabbè, non lo sapevo mai. Comunque, stavo dicendo, non è vero che sto registrando esattamente subito dopo, perché sono morto le batterie della mia videocamera, ho dovuto aspettare 2 ore perché si ricaricasse. Andrò da lui, di sicuro avrò una spiegazione valida. Aspetta qui, Press. Salve a lei. Geo, credo che dovresti sapere che non intendo tornare a casa. Perché sei così interessato a Messi? Deve esserci una ragione. Prima d'ora non ti avevo mai visto disobbedire alla Press. Oh, te ne sei accorto? Beh, in effetti c'è una ragione. Io voglio sentirmi fiero di qualcosa. In che senso? La Press è nata per fare il capo. Buono e fortissimo. E tu, Geo, sei un eroe. Infine ci sono io, senza nulla di cui andare fiero. Zack. Ecco perché devo trovare Messi. Solo così la mia vita potrà migliorare. Grazie per essere qui. Ma ti devo chiedere di lasciarmi stare mentre raggiungo il mio scopo. Va bene. Andiamo a riferire alla Press. Eccoci qua. Accettiamo la realtà. Zack non tornerà. Sono sicuro che ha le sue ragioni. Ragioni? Che ragioni potrebbe avere per ignorarmi? D'ora in avanti non saremo più amici. Meglio lasciarla sola per il momento. Ok? Farò del mio meglio per trovare Messi. Ormai è la mia unica ragione di vita. Sono basso, porto gli occhiali. Non sono atletico. La scuola prendeva i voti, ma non quanto quelli della Press. Non c'è niente di cui posso andare fiero. Il signor Romero? Cosa sta facendo? Oh! Scommetto che sta cercando Messi. Anche se aveva detto che voleva andare a riposarsi un po'. Di sicuro sta lavorando al prossimo servizio. Dovrei unirmi subito a lui. Sottomarino, materializzazione. Bene, molto bene. Ora Messi è quasi pronto per le riprese. Per la gioia di tutti quei creduloni dei miei telespettatori. Proprio così, in realtà Messi non esiste, ma quel branco di ingegni teledipendenti è davvero insaziabile. Vogliono divertirsi a corso di sacrificare anche la verità. Non può essere, vuole falsificare il suo programma televisivo, quindi il Messi che ho visto era una bufala. Oh oh. Oh. Eh? Chi va? Tu. Tu mi hai visto! Suoni da cartone animato! Mi lascia andare! Cosa posso fare? Beh, per ora lascerò nel sottomarino. Mi lascia andare! Taci, tu non ne andrai da qui, capito? Perché vuole falsificare il suo programma? Senti, moccioso, tu non puoi capire. La verità non conta nulla nel mio campo. Conta molto di più gli ascolti. Si sbaglia! Ah, davvero? Ti dico io cosa hai sbagliato. Da giovane non ero così, lo sai? Cercavo di mostrare la verità. Allora perché? Perché non facevo ascolti. Ora invece sono considerato un genio. Anni fa non riuscivo a guadagnare molto mostrando la verità. Poi un giorno ho provato a manipolare uno dei miei servizi. Sai com'è andata? Gli ascolti sono andati alle stelle. E adesso vivo per gli ascolti. Credi ancora che stia sbagliando? La colpa è solo dei miei contentabili telespettatori. No. Mi lasci uscire da qui, subito! Sai bene che non posso farlo. Ti chiedi il perché? Perché diresti a tutti che a Messi è solo una montatura. Cosa ne sarebbe di misteri del mondo, eh? Ho un contratto da rispettare. Tu come faresti? Tu come faresti? Tu come faresti? Io cercherei il vero Messi. Eh? Ah, non era Zack aver parlato. Chi ora? Ah! Non temere. Sono qui, sono il nuovo sponsor del tuo programma. Il mio sponsor? Esatto. Ti trasmetterò un potere enorme e poi tu seguirai il mio copione. Il tuo copione? Mi dispiace per te, ma io non lavoro con i dilettanti. Ti prometto dei risultati eclatanti. Il fallimento non è contemplato, perché farebbe perdere la faccia anche a me. Di cosa stai parlando? Non posso più permettermi di fallire. Devo dimostrarle quando valgo. Quindi faccio così e appari.
farò affondare tutto nelle tenebre. Così ho deciso, io sono la distruzione. Ma molto bene, bene, molto bene, potrebbe funzionare. Se seguo il suo copione avrò di sicuro degli ascolti stellari, anzi, degli ascolti galattici. Per me sarà un nuovo inizio, avrò un futuro radioso. Cambio d'onda. Chiaha! Signore e signori, preparatevi! Cosa? Assistete a uno spettacolo a dir poco incredibile! Non cambiate canale, altrimenti vi divorerà in un sorboccone! E così gli ascolti caleranno! Chiaha! Ma non voleva farli salire! E Zack è bloccato lì e non può avvisarmi. Ok, devo andare a parlargli di nuovo. Torno subito, ok? Eh? Un terremoto? Non proprio, riprova. Tsunami! Vabbè, di solito non sono causati da terremoti? Uno tsunami? Scusate, uno tsunami? Mettiamoci al sicuro! Andiamo tutti all'osservatorio! È un bel guaio, rifugiamoci anche noi all'osservatorio. What? Hanno sbagliato la texture? O è tutto sott'acqua? Pensandoci meglio, tutto sott'acqua probabilmente. Fiu! Ho creduto di essere spacciato. E quello cos'è? Ehi, guardate! Laggiù! È Messi! Messi esiste davvero! Che scoperta! Bene, molto bene, siete tutti perfetti. Continuate a riprendermi con quelle telecamere, mi raccomando. Un vero drago, questo sarà il servizio del secolo. Quello è Messi? Oh, accidenti ragazzo, non è un drago, è un corpo M. Sei sicuro? Stai dicendo che Messi è un corpo M? Esattamente, ed è la causa dello tsunami. E vai, ora le cose si fanno interessanti. Scateniamoci. Aspetta Mega, Geo! Che succede? Non riesco a trovarlo, non riesco a trovarlo! Zack, non lo trovo! Da nessuna parte! In che senso non riesci a trovarlo? Ero preoccupato e mi sono messo a cercarlo, ma di lui nessuna traccia! Credi che con lo tsunami di prima... Zack! Accesso! Aiuto! Zack, stai bene? Dove sei? Press, sei davvero tu? Tutto bene, non sei ferito, vero? Sei arrabbiata con me? Sciocco! Ora non ha alcuna importanza. Dove ti trovi? Press, credo di essere in fondo al lago. Sono intrappolato in un sottomarino. Qui è molto stretto e buio. Non so cosa fare. Ti prego, devi aiutarmi! E è caduta il segnale. Zack, Zack! L'ho perso. Ah, è tutta colpa mia. Se non mi fossi arrabbiata con lui... Press, devi salvarlo, Geo. Ti scongiuro. Se ti scongiuro, vuol dire che è importante. Tranquilla, ci penso io. Andrò a salvare Zack. Stai calma e aspetta il mio ritorno. Ok. Ehi, ragazzo, so che vuoi andare ad aiutare il tuo amico, ma ha detto di essere in fondo al lago. E il lago è profondo, oltre che grande. Non abbiamo molto tempo per pensare a un piano. Deve esserci un modo. Per perlustrare il lago mi servirebbe... Quando stavo cercando Zack, ho visto qualcuno con un monomateria subacquea. Ecco la soluzione. Evidentemente era uno di questi tizi. Eri forse tu? Messi? No, ok, no. C'è Copper... Lei, sì, lei. Fiu, per un vero. Se non fosse stato per questo sottomarino ondomateria sarei spacciato. Scusa, potresti versarmi sul sottomarino ondomateria, per favore? Perché? In fondo del lago. Cosa? Cosa stai dicendo sul serio? Devi buttarlo. Grazie mille. Getto tutto sul mozzatore. Ok. Ora posso esplorare il lago. Ehi ragazzo, indosso il visualizer. Ok. Laggiù. Da lì puoi immergerti nel lago. Ok, eseguo subito il cambio d'onda M. Cambio d'onda M, Geostar, in onda! Ok, a quanto pare dobbiamo esplorare il lago. Materializzazione, sommozzatore!
Useremo questo per spostarci sott'acqua. Bene, dobbiamo perlustrare il lago da cima a fondo. Grazie. Aiuto, c'è un mostro spaventoso! Ho paura! Calmati, ora va tutto bene. Da che parte è andato quel mostro? Temo di negare. Il mostro è in una zona più profonda. Ok, grazie. Fermati, non puoi procedere. Il mostro ha attivato il sistema di sicurezza delle chiuse. Dovrei disattivare il sistema di sicurezza per proseguire. E come faccio? Con noi. Ci sono altri controllori come me che si portano qui in giro. Questo vecchio doc ti aiuterà a trovare i controllori. Mi hanno tenuto un vecchio documento. Questo vecchio documento è scritto in E-mese. Sui corpi M possono leggerlo. Quindi devo leggerlo io per te, vero? Prendi il pulsante L e ti leggerò il vecchio documento. Ok, grazie. Non deve trattarmi come un bambinetto. Ora mi serve una pala. Ci penso io, amico. Tuffo Jones, il sommozzatore, al tuo servizio. Prendi il pulsante Y e io inizierò a scavare nel luogo in cui ti trovi. Fai attenzione ai virus sepolti sottoterra. Grazie, Tuffo Jones. Andiamo, mega. Tuffo Jones, veramente, chi l'ha inventato? Ok, solo 3.2. Direi che il simbolo del Rack non c'è più è questo qui. E uno l'abbiamo trovato. Yay! Yo-ho! Mi hai svegliato? Potrei procedere solo dopo aver salvato tutti i controllori. Bene, andiamo. Yay! Sono libero! Yo-ho! Mi hai svegliato? Potrei procedere solo dopo aver salvato tutti i controllori. Bene, andiamo. Direi che sì, circa qui. Ah, che spavento! Ok. Andiamo! Sì, evitiamo la danza, ok? Ehi! Gurgle, gurgle, gurgle! Bush! Oddio! Ok, l'importante è che hanno aperto la porta. L'avete aperta? Sì, l'hanno aperta, ok. Qui direi che ce n'è uno. Ehi, yeah! Yo-ho! Mi hai svegliato? Potrei procedere solo dopo aver salvato tutti i controllori. Bene, andiamo. Yay! Yo-ho! Mi hai svegliato? Potrei procedere solo dopo aver salvato tutti i controllori. Bene, andiamo. Sul serio? Yo-ho! Mi hai svegliato? Potrei procedere solo dopo aver salvato tutti i controllori. Bene, andiamo. L'ho trovato. Ok, ce l'ho fatta. Non chiedetemi perché fosse qui. Era vicino a uno che era né uomo né pesce, ma non lo sovrasta. Quindi non riesco a capire come avrei potuto farlo. Va bene, sono libero. Ok, l'importante è averli trovati tutti. Gurgle, andiamo! Facciamo la danza, vai. Gurgle, gurgle, gurgle. Evviva, gurgle, gurgle, gurgle. Wow, gurgle, gurgle. Brush. Ok, perfetto. Questo era il mio onore che cercava di uscire da me stesso. Ok, ragazzi, ma prima di arrivare al boss, voglio fare una sfida con voi. Ho la metà dei punti vita, ok? Voglio provare a battere Plessio così, con metà dei miei punti vita. Sì, sono esagerato, te lo so. Zack, stai bene? Geo, sei tu? Sei venuto a salvarmi? Sto bene, sono qui dentro. Ok, allora ti tiro fuori da lì. Fermo, arriva qualcosa. Scusate, non era intenzionato, mi sono anche spaccato una mano. Ho battuto contro la scrivania. Bene, molto bene. Ecco il famoso Rain Blue, proprio come nel suo copione. Copione? Un momento, hai decentra qualcosa di tutto questo? Sì, tutto questo è merito suo. Hyde mi ha conferito il potere di Plessio Surf e questo manderà in orbita gli ascolti del mio programma. Sarà il mio successo più grande. Diventerò una celebrità. Il tuo programma, questa voce che sia Jerry Romero? Il regista televisivo? È davvero lei, signor Romero? Perché? Perché mi ha rinchiuso qui dentro? Lei era stato così gentile con me. Come ha potuto? È il ragazzino che ho visto, che ha visto Messi. Anzi, quello che ha visto il finto Messi. Ormai non mi serve più. Nella mia carriera ho imparato che i mocciosi alzano gli ascolti. Non ero gentile con te, ti stavo sfruttando. Non dovresti mai fidarti degli sconosciuti. Io non... Sei terribile. Oh, adesso sei pronto a combattere? Bene, molto bene. Tanto non hai altra scelta. Hyde mi ha ingaggiato per sconfiggerti. E se fallisco mi toglierà questo nuovo potere. Un potere che adoro, non posso rinunciarci. Ho un futuro radioso davanti a me. Tu sai pensare solo a te stesso. Se vuole combattere, direi di accontentarlo subito. Sì, andiamoci dentro. Battaglia d'onde. Stop! E adesso? Perfetto! Bene, molto bene. Ho però avuto un'idea brillante. Quale idea?
Mafia. Seguimi, eroe. Che ne diresti di un altro tsunami? Stavolta farò affondare anche l'osservatorio. Sapevo che c'era lui dietro lo tsunami. Come ha potuto? Perché lo sta facendo? Non importa, dobbiamo fermarlo. Zack, resisti solo un altro po', d'accordo? Certo. Tornerò da te dopo essermi occupato di Romero. Te lo prometto. Conto su di te, Gio. Ehi, eccolo di nuovo! È Messi! È arrivato fin qui! Sì, guardatemi! Siete solo un mucchio di creduloni! Ora guardate cosa farò! Cosa intendi fare? Sono tutti in pericolo! Guardate, c'è qualcuno! Sì, laggiù! Com'è possibile? È un ragazzino! E indossa degli strani abiti in blu! L'ho visto in TV oltreoceano, una specie di eroe! Tu non capisci! Ti ostini a non capire! Devo farlo! Questo è l'unico modo per far salire gli ascolti! E finora ci sto riuscendo alla grande! Il leggendario Messi contro l'eroe in blu. Solo io potevo allestire uno spettacolo del genere. Le telecamere sono pronte a filmare tutto. Sarà un nuovo record per misteri del mondo. Il mio futuro è più radioso che mai. Chiahaha. Tu sai pensare solo a te stesso. Fatti avanti e dagli una lezione, ragazzo. E non risparmiarti. D'accordo. Andiamo. Battaglia d'onde. In azione! E ci siamo, ragazzi. Place your surf. Salve anche lei. Ok, come vi ho già detto, questa sarà una piccola sfida per me, perché farlo fuori con 100 punti in meno è veramente... No, non volevo fare ninja in realtà. Cioè, oddio, ninja è molto forte, ma in questo caso sono... Non in vantaggio, ma sono più avvantaggiato con... Zerker, visto che sono di elemento opposto. Ok. Direi che Taurus Fire per cominciare fa sempre bene. Ok. È un Draken Flash. Lei che vuole fare? Ah, oh, mi è comparso davanti questo. Che sta facendo? Facciamo un invisibile per sicurezza, va, che è meglio. Salve lei. Molto interessante. No. Non ho fatto un contrattacco, che peccato. Ma faremo così. No, maledizione. Scusate, la mia mania di fare contratti. Lo sta per lanciare. Ma forse ci parliamo, ecco. Lei stia lì. Ok. Ok, è una finta onda perché la confuso. Ed è giù, ragazzi. Notare che ho fatto 150 punti, eh? Ok. Oddio, nega. Qualcuno mi aiuti! Ehi, quello non è il regista di Misteri del Mondo? È proprio lui, quindi... Quel Messi era solo una sua invenzione. Chi si crede di essere? Pensa che siamo così stupidi? Ah! Ok, molto interessato. Ora tiriamo fuori Zack da quel sottomarino. Vuoi lasciarlo lì in quelle condizioni, ragazzo? Stai iniziando a imparare, finalmente. No, non posso lasciarlo lì così. Forse dovrei aiutarlo. Però Zack aveva la priorità. Qualche ora dopo... No, non è così! Sto dicendo che... Stai riprendendo? Spegnila subito! Sono così felice che tu stia bene. Avevo tanta paura. Smettila subito di frignare. Ora sei al sicuro. Presto. Mi dispiace, però sì, io... Zack... Non credevo che fossi così testardo. Pensavo di conoscerti come le mie tasche. Presto, forse... Cosa? Volevi sentirti sgoglioso di qualcosa? Cerca di capire come si sentiva. Beh, non ci riesco. Presto, non dovevi fare una cosa del genere. Perché sei uno dei migliori amici col mondo.
Non sei orgoglioso di questo? Press! Mi dispiace tanto. Ti ho detto che non è il momento di frignare. Press. Ma ok, Zack è sempre il solito Zack. Testardo quanto può essere. Ok. Va tutto bene, Zack? Sì, ora sto bene. Ah, Gio, grazie per avermi salvato. Non devi ringraziarmi di nuovo. Sei stato grandioso. Stavo morendo di paura in questo tumorino. Ma tu hai affrontato quel cattivone tutto da solo. E l'hai fatto per me. Io ti ammiro molto. Smettila, mi metti in imbarazzo. Mi chiedevo, vorresti rifornare una parola me insieme? Come no? Gio e Zack Temple. Temple? Temple? Vabbè, è uno stretto brother. La forza legame di Gio aumentata di 50. Bene, grazie per aver accettato Gio. Figurati, Zack. Ok, possiamo tornare a casa? Poi dovrò raccontarci tutte le tue avventure, Zack. Che Dio! E se scrivessi un rapporto invece? Scherzavo, non devi spaventarti per così poco. Il fatto è che non si capisce quando scherzi e quando parli sul serio. Cosa vorresti insinuare, Gio? Ecco... fa davvero paura. Calmati, non volevo insinuare un bel nulla, Press. Dillo tu, Zack. O anche avvolgermi nei tuoi guai, Gio. Voi siete finiti. Ah, andiamocene subito da qui, Zack. Non me lo faccio dire due volte. Tornate qui subito. Siamo alle solite. Sei stato nuovamente sconfitto. È un vero seccatore. Non è così, Hyde? Accettate le mie scuse. Grande Vega, quel ragazzo in blu ha tenuto il controllo del manfo. Non credo che dovrà migliorarlo. Siete tutti patetici. Non sottovalutarlo solo. Voglio dirtelo in modo chiaro affinché tu sia... ti sia da monito. Non credo che tu abbia il potere necessario per sconfiggerlo. Cosa stai dicendo? Mi ritieni inferiore a lui? Non sei inferiore, ma neanche più potente. Ti ricordo che il manfo possiede un potere eccezionale. Solo. Esiste un solo modo per sconfiggerlo. Solo esiste un solo modo. Ok, lo smetto. Prendi questa. È la prova Indy. Quante volte dovrò ancora ripeterlo? Non ho bisogno del tuo aiuto. Mi arrangio da solo. Peccato. Tu sei l'unico che sarebbe in grado di usare tu sai cosa. Non mi interessa. Dovresti stare ad ascoltare, invece. E bada come parli quando sei di fronte alla grande vera. Lascialo perdere, Hyde. Non voglio costringerlo a prenderla. Sono certa che il suo potere ci sarà d'aiuto. Ma veniamo al vero motivo del nostro colloquio. C'è un villaggio che crede all'antico potere di Mu. Potrebbero esserci delle tracce di Mu laggiù. Voglio che qualcuno vada a indagare. Ci penserà il vostro umile servitore, Hyde. No, voglio che sia solo a occuparsene. Dimentica il manfo per ora e vai subito in quel villaggio. Come vuole. Solo. Quel villaggio ha un legame con Mu. Ciò ti incuriosisce, non è così? E di poche parole. Ok, non è stato facile, ma siamo riusciti a riportare Zack a casa. Sì, ma avrei rinunciato volentieri a tutti quegli tsunami. Bud e Sonia devono essere da qualche altra parte. Ma non so neanche da dove iniziare a cercare. Avevamo visto Zack in TV per puro caso. E se lui era finito a Netopia, anche gli altri potrebbero essere ovunque all'estero. All'estero. Una chiamata. Accesso. Ehi, sei tu, Geo? Parli del diavolo? Che succede, Zack? Sembri su di ieri. Ci sono grosse novità. Devi venire subito a casa mia. Sembra molto eccitato. Grosse novità? Forse ha trovato Bud e Sonia. Ok, ragazzi. Ma, posto dal tubo. Ok. Io per oggi mi fermo qua perché, come potete vedere, 43 minuti e 26. Ok. Io mi fermo qua, quindi se il video vi è piaciuto lasciate un commento, mettete mi piace, iscrivetevi e noi ci vediamo in un prossimo video di Mega Master 4 2 Zack Ninja.